Ciao a tutti amici di Atom Times, questo ultimo giorno è arrivato, purtroppo anche quest'anno la fiera, siamo arrivati alla fine. Belli veramente, molto interessanti, molti prodotti, molte aziende. Oggi siamo riusciti a passare anche agli ultimi haul 8.1, che sono tutti quelli rivolti agli sviluppatori, lui è diretto interessato. Eccomi. Che di queste cose qua è più lui quello che se ne occupa. Abbiamo visto un sacco di cose, molto interessante la videocamera proiettore, più tutto di Sony, concept, ma vi dico una gran figata. Altro dispositivo interessante, il Tagware con chip bellissimo, Intel, bellissimo. Orologio, smartwatch. Sopra 1000 euro, se non sbaglio, sopra 1200, ma li vale tutti, casse in titanio, cinturino molto molto bello. Interessantissimo, peccato solo che non abbia la tecnologia svizzera, ma è Android Wear, quindi vediamo, speriamo che nei prossimi giorni. Ok, continuiamo andando verso di lì, sta chiudendo, quindi dobbiamo continuare in movimento. Facciamoci una passeggiata mentre lui verso l'uscita. Diciamo, peccato solo che Android Wear, e quindi ci saranno solo aggiornamenti. C'è la qualità della casa svizzera per quanto riguarda la cassa e il cinturino, però molto interessanti i prodotti. Abbiamo trovato veramente tante cose. ZTE, vai. ZTE, abbiamo salutato. Ecco, ci siamo all'uscita e si sente che siamo verso l'uscita. Poi quest'oggi siamo persi il terzo e ormai continuiamo tutta a procedere verso l'uscita. Tutti che si avviano verso l'uscita ormai, quindi proseguiamo. Poi che dire, diciamo ci siamo trovati bene sotto, siamo rimasti più contenti sotto tanti punti di vista. Non c'è stata una propria, secondo me, una vera e propria passo avanti su qualche tipo di tecnologia. Molte aziende sono rifatte solo alle tecnologie già esistenti e secondo me c'è da aspettare ancora tanto. Forse molti stanno buttando, abbiamo visto, sui proiettori, integrando proiettori su tablet come la Lenovo o integrando proiettori anche all'interno di altri terminali. Interessante il device della Caterpillar, come vi avevo già, mi sembra, accennato ieri, non mi ricordo. E poi bello, bella fiera comunque, sì. Molti terminali nuovi, molti terminali con doppio fotocamere. Sì, che comunque vediamo che quest'anno innovazioni principali sono state le doppie fotocamere. Mm-mm. E alcuni hanno reintegrato le memorie espandibili dopo averle tolte, perché comunque su Android è una delle feature importanti. Bellissimo da Qualcomm, siamo passati da Qualcomm, che abbiamo fatto, poi vi posteremo più presto la video recensione, che oggi non ci siamo riusciti dato che la fiera chiude alle 4. Anche un robottino della Sharp molto molto bello, che riesce, è intelligente, in pratica risponde ai comandi, balla a tempo di musica, ma non solo il classico ballo, ma fa la foto e riesce a proiettare la foto con un videoproiettore che ha sulla fronte, sotto la fotocamera, direttamente sul tavolo. Questi robottini molto, pure si stanno evolvendo sempre di più. Molto, ormai, molto bello, molto interessante. E altra, giustamente, da quello che abbiamo visto, novità principale di tutta la fiera, che tutti i produttori hanno integrato, sono gli ormai Oculus Rift. Cioè, diciamo, l'idea di vedere, diciamo, il tridimensionale fra qualche anno sarà una cosa normale, partendo, sì, da Samsung, che ha avuto l'idea dal mio punto di vista un po' migliore, perché alla portata di tutti con poco, fino a HTC, LG, un po' tutti hanno integrato. Diciamo, personalmente, allora ritengo che gli Oculus Rift il visore, praticamente chiamiamolo così, di LG, sia un po' troppo plasticoso, piccolo, leggero, sì, ma fa male qua dietro alle orecchie, quando con le stecche per gli occhiali fanno male, e non è di grande qualità quando si prende in mano. Anzi, a me sinceramente si stava anche smontando la parte dietro della lente. Si era staccata anche a me. Poi che dire, poi ci sono quelli di HTC troppo HTC, macchinosi, c'è cioè poi un computer, oltre agli occhiali c'è l'Oculus della tanta GoPro. Spesa. L'Oculus, allora, la GoPro aveva il visore, era della Samsung. Il visore della Samsung, però faccio vedere una ripresa. La videocamera della GoPro era veramente. Abbiamo fatto una ripresa con bene. La videocamera della GoPro, impressionante, 360 bellissima. Gradi, ma molto molto bella. Di un ragazzo che stava gettando col paracadute. Che è il paracadute? Un lancio di base jumping. Ma ok.
ma bellissimo. No, non una, era una sensazione jumping, con le cuffie al palazzo. Cuffie era base jumping con... che non si è esperto sportivo. Io perché l'ho preso a metà video, quindi quando ho messo gli occhiali già era partito, già si era buttato, quindi non sapevo, però bellissimo. E visore dell'HTC personalmente bello, interessante, molto sì, più avanzato ottimo, degli altri qualitativamente, però costi troppo alti personalmente, poi lo dico, è troppo complicato, è troppo legato al fatto che si deve stare a casa legati al con figli, tutti i cavi dietro legati al computer, con un computer apposta. Bello per giocare, per quanto riguarda la parte game bellissimo, però non penso che molti riusciranno ad acquistare un visore solo per giocare di 700-800 euro in più, poi tutto, anche ci deve stare un computer dietro molto potente per far girare il gioco, quindi non lo so, è un dispositivo bello, interessante, però secondo me è ancora rivolto a un pubblico troppo di nicchia. Sì, difatti. Va bene ragazzi, un saluto totale da tutti, ciao, al prossimo anno, mi raccomando, con le video recensioni seguiteci, a presto, a presto, ciao ciao.